Capannoni dismessi, edifici abbandonati all'incuria, aree diventate discariche abusive. Un'immagine che non è certo degna del passato di Pratacci, il polo d'eccellenza del commercio all'ingrosso in Italia, né delle tante imprese che qui lavorano ancora oggi. Per superare tutto questo, il consorzio Pratacci Sviluppo presenta il progetto di riconversione per recuperare i capannoni dismessi, ridare vita ad un'area che diventi così parte integrante della città, asili, scuole, servizi pubblici, negozi, case, in piena convivenza con il mondo produttivo. Il percorso si rifà a dei modelli che sono stati portati avanti sia a livello nazionale che internazionale per cercare appunto di ricucire dei centri commerciali, dei centri industriali, artigianali alla città, quindi non lasciarli in balia di se stessi, ma di creare questo concetto di polifunzionalità e quindi non soltanto di avere come adesso un centro che è specializzato soltanto per fare una certa cosa per magari 6 ore, 8 ore al giorno e per il resto non esiste. Questo è un concetto ormai superato che noi vorremmo che venisse condiviso dalla pubblica amministrazione. Un altro dato è che il 30% degli immobili adesso non sono utilizzati, addirittura in certi punti si arriva al 40%, quindi sono proprietari che devono pagare comunque delle tasse senza un ritorno economico e questo non ha assolutamente senso in un mercato come questo attuale. Di cosa avete bisogno della pubblica amministrazione? La pubblica amministrazione deve prendere in considerazione questo contributo di idee che c'è adesso, contributo di idee che si realizzerà in un progetto per avere una destinazione d'uso diversa da quella che è quella attuale e per permettere anche una rimodulazione urbanistica della nostra area. Noi abbiamo appena concluso la fase di, come dire, richiesta ai cittadini, agli imprenditori, di idee o di considerazioni su quella che vorrebbero che fosse la città del 2020 e quindi da questa analisi emerge che ci sono vari tipi di richieste, sia del singolo cittadino che ha bisogno di ampliare la casa perché mette su famiglia un figlio che risiede con i genitori, ma anche temi più importanti, più coinvolgenti e secondo me anche più sfidanti come quello che propone il Consorzio Pratacci, dove un pezzo di città nato con una impostazione urbanistica ormai superatissima, citavo prima il 1971 in cui già allora si parlava di superamento delle aree omogenee, beh anche quella parte di città invece è nata come un'area sostanzialmente omogenea. Il superamento di questo con un processo di trasformazione non può che portare a una possibilità importante per quel pezzo di città, sia per i cittadini che potrebbero cominciare a fruirla per motivi legati all'acquisto, al commercio o anche al semplice divertimento, ma secondo me anche e soprattutto per attrarre investimenti da fuori città che possano portare in quell'area capitali per il processo di trasformazione. In questo vedo una sorta di analogia molto lontana e molto mediata, però francamente formalmente corretta, con l'economia circolare che si applica però ai rifiuti, tutt'altra materia, ma comunque che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma e quando nei processi di trasformazione si aggiunge ricchezza e allora si è colto l'obiettivo e credo che questo sia uno dei modi per affrontare correttamente questo tema. Si tratta di sostanzialmente individuare una visione per lo sviluppo di una parte di città fino ad oggi monofunzionale e per far sì che con le forze dell'imprenditoria privata possa un giorno trasformarsi in un vero e proprio pezzo di città. Due strategie, una per i grandi contenitori inutilizzati e un'altra invece per tutti quelli che sono i micro interventi che possono portare negli anni alla trasformazione della città. Naturalmente non è ancora un vero e proprio progetto, è un, come dire, una visione e delle strategie per attuare questa visione con il supporto e con il supporto tecnico e benestare dell'amministrazione che naturalmente deve partorire le regole di questo gioco. Come ve la immaginate la Pratacci del futuro? Qualche esempio di quali servizi, di quale tipologia di costruzioni ci potrebbero essere? Dunque sicuramente una parte di città nel senso più classico del termine, quindi una mixité di funzioni, quindi da scuole, asili, negozi, con attività produttive naturalmente, per abbandonare quello che è stato il modello della città tradizionale fino agli anni 90, cioè la città per parti, e quindi non più una città della produzione ma una città vera e propria con tutte le funzioni e le caratteristiche di una città
Stesso obiettivo per l'area Lebole, ormai è chiaro. Assolutamente sì. Cioè quello che avviene nell'area Lebole, che spero avverrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è un processo di trasformazione di un'area simile a quella di Pratacci, ancora più unitaria, perché lì era un'unica industria che produceva un unico tipo di prodotto. Bene, ritornerà ad essere un pezzo di città fruibile per tanti cittadini e con un disegno infrastrutturale cambiato, modificato, più moderno e più diciamo disponibile a risolvere una parte dei problemi di mobilità dei cittadini.